Agosto a Palermo. Giro per la città col mio scooter per sbrigare le ultime faccende prima di andare in vacanza. Palermo è piena di turisti, affollati nelle vie principali del centro storico col naso all'insù e l'indice che taglia in due la guida touring della Sicilia, stretta nella mano sinistra, che aspetta che la destra, sollevata a mostrare gli scuriti palazzi nobiliari decadenti e le sfavillanti chiese barocche ed arabo-normanne appena restaurate, finisca di gesticolare nel mostrare sì contraddittoria architettura ad occhi attenti che al fianco seguono incantati le linee immaginarie tratteggiate dall'altro indice che proteso accompagna la lettura della storia dei monumenti palermitani. Appena fuori dal centro, le saracinesche dei negozi e dei ristoranti sono calate, malgrado l'ora. La città è deserta. Mi sento al mio paese, incastrato tra le colline che dominano il golfo di Castellammare. Quando ragazzino mi mettevo all'angolo della cantoniera e osservavo incantato il passaggio rispettoso del morto. Evento raro. Un funerale in paese, almeno allora, che per giorni diventava l'argomento principale dei bar e dei saloni da barba. Ma come morì? Come fu? Ma quanti anni aveva? Risubito morì. Ma tutti damo a ghiri a finiri. Si sape chi stu? Sempre le stesse domande. Sempre le stesse risposte. Ripetute come in un disco di vinile incantato, trasmesso in filo diffusione in ogni dove. In paese, rispetto voleva che al passaggio del morto si calassero le saracinesche dei negozi, dei bar, dei saloni da barba e la gente che era per strada si fermasse e stesse immobile, in silenzio, col capo chino, aspettando che passasse il corteo prima di riprendere chi a lavorare, chi a passeggiare e chi a proseguire nei suoi che fare. Così è Palermo oggi. Aspetta che passi il corteo del morto. E il morto è agosto.